In Svizzera ogni anno circa 150 persone vengono ferite gravemente o mortalmente in incidenti stradali causati dal consumo di farmaci o di droghe. Dal momento che l'influsso di farmaci o droghe negli incidenti non viene sempre verificato, gli esperti ritengono che esista un elevato numero oscuro. Uno studio condotto in Svizzera rivela che il 10% dei conducenti si mette al volante dopo aver assunto farmaci che possono alterare la capacità di guida. Lo studio ha appurato che i farmaci in assoluto più diffusi sono gli antidepressivi e i sedativi. All'inizio di un trattamento o dopo la modifica del dosaggio, la compromissione della capacità di guida dura più a lungo. Spesso i conducenti sottovalutano l'effetto dei farmaci sulla capacità di guida, anche di quelli non soggetti a prescrizione medica. Nella circolazione stradale, un'alterazione visiva oppure una capacità di reazione o di discernimento ridotta possono risultare fatali. Noi farmacisti e medici abbiamo la responsabilità di informare clienti e pazienti sui rischi e sugli effetti collaterali. Ma anche i pazienti e i clienti hanno una fetta di responsabilità. È fondamentale che ci comunichino se assumono regolarmente altri farmaci. Qualsiasi sostanza, pur apparentemente innocua, può avere effetti collaterali o interagire con altri farmaci. In Svizzera esistono all'incirca 3.500 farmaci e rimedi ammessi in commercio che possono incidere sulla capacità di guida. Il rischio che la capacità di guida venga alterata aumenta quando si assumono contemporaneamente più farmaci oppure con l'aggiunta di alcol e droghe. Tuttavia, esistono anche farmaci importanti per la capacità di guida. I pazienti che soffrono di epilessia o di diabete, ad esempio, devono impegnarsi a prendere regolarmente i loro farmaci nel giusto dosaggio. Se vi è necessità di assumere farmaci aggiuntivi, come a seguito di un'influenza o di un infortunio, occorre pensare alle possibili interazioni che possono compromettere la capacità di guida. Quando ti viene prescritto un farmaco, chiedi al tuo medico, farmacista o droghiere se sussiste un rischio per la guida di un veicolo. Menziona anche gli altri farmaci che eventualmente stai assumendo.